vengono emanate, perché questa è la verità, ogni volta che c'è un terremoto si alza l'asticella, no, dell'agibilità degli edifici e quant'altro, che sembra una stupidaggine, però rende adesso quasi impossibile il riuscire a rendere agibile determinati edifici. Perché se un tempo lo potevi fare con 50.000 euro, adesso ce ne vogliono 300.000 per riuscire a metterli a norma. Se non sono a norma non si possono dare a nessuno, se non puoi darli a nessuno rimangono lì, e se rimangono lì ogni anno vanno, si deteriorano sempre di più. Quindi questa è la situazione, la fotografia, ecco, la fotografia. Detto questo, non c'è solo la parte negativa, la parte positiva è che stiamo facendo, sulla base di questo, una progettazione di recupero di alcuni spazi, perché una delle priorità che ci siamo dati, emerge poco perché è una cosa poco giornalisticamente interessante, a voi hanno dato di Sinistra Estrema, ecco, a me hanno detto del legato ai luoghi dell'ambientalismo insurrezionalista, questo è il Corriere del Veneto, pagina nazionale, però dopo hanno rimediato, hanno detto vicino agli ambienti della Chiesa, il giorno dopo, questo non l'avevo mai visto nel primo riunione. No, ma sì, dai. No, poi la terza volta non mi hanno più citato, ho vinto per questo, perché all'inizio era. Adesso mi sono anche perso con questa cosa qua. Allora abbiamo fatto una programmazione per il recupero, diciamo, di tutti questi edifici, stiamo cercando di mettere giù dei piani che vanno nella direzione del recupero. Esiste la possibilità di recuperarli, la risorsa tempo è purtroppo la risorsa più... oltre ai soldi ci vuole anche il tempo, e questa è un'altra delle grandi questioni, ma ecco dove mi ero perso, adesso ci arrivo. Una delle priorità a cui noi abbiamo, una delle priorità su cui ci siamo concentrati, che emerge molto poco, è questa. Poiché l'obiettivo per noi è ricreare un senso della comunità, e quindi momenti, luoghi, quello che vogliamo, di aggregazione e di relazione, no? Ma soprattutto di solidarietà, di aiuto, di scambio, stiamo cercando di valorizzare quel patrimonio edilizio che possa essere contenitore per più associazioni o proloco o posti di frazione o quello che vogliamo, in modo tale che rispondiamo all'esigenza banale di qualcuno che ha bisogno di una sede. E questo è, noi abbiamo un elenco di 270, mi pare, richieste di associazioni che hanno bisogno di una sede. Ma non è tanto questo, cioè è anche questo, ma dall'altra parte è il fatto che stiamo mettendo insieme le associazioni che adesso devono collaborare tra di loro nel riuscire a mantenere determinati edifici, nel riuscire a aiutarsi a ristrutturarlo insieme al comune, a fare una serie di operazioni e quindi cercare di riportarlo, diciamo, a vivere. E questo è importante perché c'è una necessità incredibile di spazi sotto tutti i profili, per qualunque tipo di utilizzo, quindi questa è una delle necessità più grosse. All'interno di questo ci sono alcuni progetti, importante che non ci siano giornalisti, perché questo non deve uscire, perché finché non è una cosa concreta e realizzata, realizzabile con certezza, non è opportuno, secondo me, andare su. Io sono fatto così, preferisco dire sempre di no, non lo facciamo, poi dopo, quando scopro che finalmente si fa, allora possiamo dire facciamo questo. Sì, non ci sono giornalisti, ma penso sia facile che tutti tengano segreto. No, ma non è roba segreta. Mi interessa che non esca il titolo come Massaro smonta il Bailey, non so se avete letto quello con la chiave inglese, ecco, per va bene. Allora stiamo trovando probabilmente dei fondi che ci permette di recuperare alcuni edifici di vecchie scuole rurali, per capirci, per dire quella di Levego pare che sia una delle opere che probabilmente a fine 2013 si possa partire con dei lavori di recupero. Oh, grazie. È importante proprio perché si trova in un luogo che ha una grande difficoltà proprio di spazi di relazione anche all'interno della frazione. È una delle frazioni più bistrattate, più sfigate nel senso che è bella, ma è sfigata perché lì è veramente una frazione abbandonata. Cioè, per l'Erico bisogna fare qualcosa, adesso non so qualcuno di l'Erico, ma vi assicuro che è così. Noi dovevamo occuparci, dicendo questa cosa. Sì, chiaro. No, e quindi ecco, quindi si dovrebbe poter riuscire a ripartire. Allora, faccio questo discorso per dire questo, poi dopo arrivo alla conclusione. Allora, quando ci siamo visti, mi stavo presentando questo tipo di progetto, io ho fatto una domanda, una controdomanda, e ho detto: questa proposta è dedicata in via esclusiva allo spazio giovani o può essere, come si può dire, mutuata anche
in altri posti, in altri luoghi. L'ho fatto perché? Perché oggi lo spazio giovani è uno spazio, tra virgolette, già, mettiamo così, avviato con determinate attività, su cui si pensava di effettuare anche una riconversione, aprendo alcuni tipi di servizi legati sostanzialmente al supporto, adesso la faccio breve, insomma, al supporto all'infanzia, cioè alcuni servizi che sono di supporto alle scuole e ai servizi sanitari, sociosanitari, che riguardano, diciamo, l'infanzia, che oggi sono un po' carenti a Belluno, insomma, per i quali c'è una grande richiesta, non avendo spazi dove farlo, quello poteva essere uno spazio idoneo e quindi riservato a quello, e questo evidentemente collide molto con una serie di attività che possono essere svolte all'interno dello spazio giovani, ma anche perché contestualmente si pensava alla ricerca di altri spazi da recuperare, all'interno dei quali possiamo sì mettere ovviamente delle associazioni di volontariato e fare quell'operazione che dicevo prima, ma non è escluso, e anzi penso potrebbe essere qualche cosa di interessante, di praticabile, il fatto di poter invece costruire qualcosa di completamente diverso, sperimentale. Per me è sperimentale nel senso che voi conoscete altre esperienze, io non le conosco, quindi per me è una scommessa ovviamente, rispetto alla quale non solo non sono contrario, ma io credo che sia molto interessante e vada coltivata, anche se metto in chiaro ci sono oggettive difficoltà di costruzione della cosa, una struttura noi dobbiamo darla con un bando di gara, cioè ci sono una serie di cose molto complesse che dobbiamo verificare, eccetera, primo, e secondo dobbiamo trovare la struttura e avere la tempistica sul recupero della struttura quando riusciamo a rimetterla, chi la rimette? La rimette il comune, poi la dà, la fa insieme a qualche soggetto interessato a recuperarla, cioè ci sono tanti aspetti che devono essere valutati, che non sono molto semplici ma che vanno proprio veramente molto approfonditi. Il progetto per me, questo era, credo sia il senso finale, sia alla fine la richiesta, penso che sia questa, cioè ci si crede o non ci si crede in una ipotesi di questo genere qua. Io ci credo, cioè per me si può provare a fare una cosa di questo genere. Io sapete che non sono uno che si infervora, che dice, che si alza urlando dicendo lo facciamo tutti insieme, però voglio dire, sono fatto così, quindi magari non mostro un entusiasmo incredibile, ma in verità ci credo, però ovviamente sono molto pragmatico, cerco di fare i passi uno alla volta per cercare di fare in modo che le cose siano poi dopo realizzabili realmente e che non ci impelaghiamo invece in grandi sogni che poi non riusciamo a portare a termine, insomma. Quindi questo secondo me si può fare, ci vuole coraggio, non... Diego, seguito, scusa. Sì, ci vuole coraggio, ma neanche poi tanto, cioè è una modalità di recupero, secondo me, di strutture e di creare laboratori che secondo me non è neanche così pericoloso, voglio dire, cioè non sembra una stupidaggine affrontare in una città come Belluno, che è molto moderna da un lato ma anche piuttosto conservatrice dall'altro, il tema del testamento biologico. Vi garantisco che non è meno preoccupante rispetto a fare un'operazione sperimentale come questa, perché le tensioni ci sono. Imbarcarsi in una battaglia contro tutti per rilanciare le regal, buttando fuori il pubblico, mettendo dentro il privato, rimettendo insieme i debiti e i crediti e avendo i fucili puntati da parte di tutti gli operatori e le regal giustamente di tutti i lavoratori, eccetera, non è una cosa semplice in cui ci si imbarca, però lo si fa, qualche volta il coraggio paga, poi speriamo paghi anche in altre occasioni, questo non lo posso sapere, ma insomma, quindi non è una questione di coraggio, questo si può fare. Oggi la grande sfida è riuscire a beccare i tempi giusti, cioè sapere quando siamo in grado di fare una cosa del genere e fare i passi giusti, perché oggi abbiamo un contesto che è molto complicato, più che per le normative e altro che non per questioni di tipo economico. Quindi la risposta finale al grande quesito è sì, facciamolo, dobbiamo individuare un percorso. Noi siamo in ritardo sui percorsi, rispetto a questo il Comune è in ritardo perché abbiamo dovuto fare altre cose prima e abbiamo un sacco di cose molto importanti da fare che ancora non sono state affrontate. Per noi era necessario fare una ricognizione degli immobili, ovviamente, prima. Per noi è necessario fare una ricognizione dei servizi che ci sono. La proroga alla cooperativa che adesso sta gestendo lo spazio giovani è stato, diciamo, quasi un automatismo, nel senso che scadeva il 31-12, erano servizi legati anche alla, diciamo, alla scuola, quindi è stata portata
al giugno, in modo tale che coincidesse con la fine dell'anno scolastico, scusate. E quindi per noi era necessario, anche perché le proroghe si possono fare, le nuove convenzioni no. Noi oggi, finché non abbiamo il bilancio di previsione, qualcuno ha letto la polemica della banda C, non so se qualcuno ha letto la banda del comune di Belluno, con grande dispiacere sono offesi a morte perché non abbiamo firmato la convenzione, non la possiamo fermare. Oggi non si può più fare, un tempo sì, adesso non è più possibile, finché non hai il bilancio non la puoi fermare. Ma se avessimo avuto quella vecchia si poteva prorogare o fare altre cose. Ecco perché abbiamo prorogato i contratti che abbiamo, stiamo tirando a campare e speriamo per fine marzo di riuscire ad approvare il bilancio previsionale. Atto molto tecnico, molto burocratico, ma in verità il cuore di quello che poi si può fare durante l'anno e quindi è necessario. Quindi si può fare. La cosa che ci vogliamo sottolineare con forza è che ovviamente Jacopo, apprezziamo che tu si può fare, che si possa fare, abbiamo avuto degli esempi molto pratici, molto reali, quindi non abbiamo dubbi, ma senza presunzione, perché non c'è la fede, ci si mette a essere anche presuntuosi, cioè l'idea è quella, e forse provo a interpretare anche quello che diceva Guido, quando si fa il coraggio di non dico di sposare un percorso, per carità, perché poi un sindaco ha oneri ben diversi, però quello di percepire il fatto che qui c'è un percorso politico di socialità, quello sì con presunzione, ma in positivo, che è quello di cercare di andare oltre, quindi anche andare oltre le logiche del burocratismo economico, per cui se non ci sono i soldi allora non finanzio la cosa, mi piacerebbe ma non ci sono i soldi, ma proprio quello di, e questa è la volontà, di gente che ha voglia di tenere sulle maniche e che è allargabilissimo, lo vediamo questa sera, che si può allargare proprio del fatto stesso di esserci come progetto, di portare avanti una modalità diversa, compatibile con chiarissime esigenze di difficoltà economica, che sono chiarissime a tutti. Però l'idea di persone che si mettono a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse, le proprie competenze per una collettività, è questo che vogliamo con forza sottolineare, vogliamo che con forza possa essere sposato. Io mi permetto di sottolineare con cui noi sarebbe stato bello che arrivassi qua e dicessi, ecco qua le chiavi, queste sono le chiavi dello spazio, domani sarebbe una gran figata. Sapevamo benissimo che non poteva essere così, perché noi siamo stupidi, illusi e ci facciamo dei trip, però l'idea di mettere giù nella pratica un tavolo di lavoro in cui si determinano dei tempi, i parametri, ovviamente i parametri in base a esigenze diverse, si mettono nei paletti e ci si comincia a lavorare sopra questo progetto, in modo tale che noi continuiamo a portare avanti il progetto stesso nella sua praticità, allargabile, anzi che ha la volontà di allargarsi, e chiediamo un confronto, quello sì senza coraggio, senza paura, cioè avere coraggio, un confronto in cui si determinano dei tempi in cui si decide di seguire questo percorso. Ora, posso dire una cosa? Certo che sì, Gina, lasciami finire poi io. Per cui questi paletti vorremmo che da questa sera si cominciassero a piantare. Questa è, ma non è per dire, perché guarda che se no, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è perché vogliamo arrivare all'obiettivo e ci teniamo a sottolinearlo con forza. Vai, Gino. No, io volevo solo dire una cosa. C'è una delibera della Giunta, l'unica delibera che è stata approvata di iniziativa popolare nel Consiglio Comunale di Belluno, per una delibera che riguardava gli spazi. Giunta del Col, adesso vorrei andare a memoria, ma insomma mi pare 2005 a maggio, che diceva sostanzialmente le cose che state dicendo voi. Allora, se c'è un atto giuridico precedente che ha avuto 300 firme, sono state raccolte, è stato approvato più o meno, no, non all'unanimità, ma insomma con l'astensione delle allora opposizioni e con l'approvazione di una giunta di centrosinistra,
diceva che bisognava fare la ricognizione degli spazi e determinare delle forme popolari e partecipate per la gestione degli spazi in questo comune, soprattutto rispetto ai giovani. Allora, c'è già un atto giuridico che impegna il sindaco, l'amministrazione comunale a fare questo. Poi l'amministrazione del Colle è decaduta, è intervenuto prima Bortoluzzi e poi Prale. Io credo che quell'atto giuridico vada rispettato. Perché? Perché intanto è l'unica delibera iniziativa popolare che è stata fatta nel Consiglio Comunale di Belluno. E poi perché probabilmente non costerebbe molto. Allora io ho sentito con molta attenzione Jacopo, di cui ho molto rispetto, conoscendolo ormai da 20 anni nella sua attività amministrativa, avendo cominciato l'attività amministrativa assieme in provincia 20 anni fa, per cui nessuno di noi è nuovo delle cose. Però proviamo a fare queste cose qua, semplicemente perché è assolutamente vero quello che dice Jacopo, che il comune di Belluno è 20 anni che al comune di Belluno gli chiediamo di avere un catasto delle cose che ha, ma ci sono delle cose che con la normativa antincendio, con la normativa antisismica, sono assolutamente utilizzabili e forse vanno utilizzate, insomma. E ci sono degli spazi che vanno esercitati. Probabilmente la richiesta che va fatta al Comune di Belluno è proprio quella di esercitare delle forme nuove, anche di comodato gratuito, rispetto alla utilizzazione di spazi che altrimenti vengono deteriorati, per cui la cittadinanza o associazioni si prendono il carico, con un accesso democratico alle cose, di gestirle e di farle funzionare. Oggi non si può chiedere al comune di spendere per farlo, però vista anche la normativa che è in atto, secondo me il comune che ha un patrimonio comunque rilevante deve prendere atto che l'amministrazione del suo patrimonio o passa attraverso delle forme autogestite oppure si degrada. Questa secondo me è una proposta, che era la proposta che sostanzialmente veniva fatta non dagli amici del Blitz, ma insomma da dei soggetti sostanzialmente analoghi al Blitz, con quelle 370 firme mi pare che venissero raccolte allora con l'amministrazione del Col, e che secondo me questa amministrazione, che io credo sia in continuità, avendo l'allora sindaco della città come uno dei consiglieri prestigiosi della sua maggioranza, credo si sentano come prima. Questo lo dico perché o si pensa di cose concrete, oppure nella città si fa sempre fuffa, insomma. Ci sono dei patrimoni che rischiano di andare assolutamente degradati e non vanno da nessuna parte. Poi l'ultima cosa, in assoluta polemica con l'amica Nicoletta, di cui appunto ci siamo conosciuti insieme. Mi dedica sempre uno spazio nel suo cuore. Vent'anni fa io sono assolutamente orgoglioso di essere ancora in un partito, perché io credo che i partiti siano l'unica espressione democratica di questo paese. A parte voi ora. Quando i partiti diventano persone è assolutamente pericoloso, per cui lo dico assolutamente da comunista di Fondazione Comunista. Però la provocazione che dico a Jacopo, insomma, individuiamo dei posti che sostanzialmente possono essere agiti e agibili dalle persone attraverso l'amministrazione comunale,
e individuiamo insieme all'amministrazione comunale i regolamenti di accessibilità a questi spazi che consentano alle comunità, alle persone, alle associazioni di aderire, perché a me di dare la sede all'ANA non me ne frega assolutamente, scusi il francesismo, il sindaco un cazzo, però mi interessa invece che in questa città ci siano dei luoghi partecipati in cui le persone, le comunità, insomma, possano agire. Ok. Questa era la provocazione. Nico, Lorenzo e Paolo. Sì, io volevo un attimo tornare nel mondo reale. No, questo è il mondo reale. Sì. Devo dire anche significativamente sorpreso positivamente, insomma, di quanto è stato detto fino adesso dal sindaco, perché secondo me Jacopo, tu hai colto il fatto che dietro questa proposta c'è della serietà, cioè che non stiamo qui non ci stiamo imbarcando su una strada così in maniera superficiale. C'è stato dello studio. Ti diciamo anche che attorno a questo studio noi oggi abbiamo presentato questo spazio perché ci sembrava più significativo, nel senso che ci sono due elementi importanti, l'autorecupero e l'autosostenibilità economica. Due elementi che sappiamo sono fondamentali e anche, come dire, precondizioni per arrivare a una richiesta di spazio. E per cui abbiamo presentato questa cosa qua. Oltre a questa questione, però, abbiamo fatto anche una ricerca in Italia sulle possibilità di convenzioni, quindi anche sulle possibilità poi giuridiche che vanno a sostenere questa proposta, e ce ne sono tante. Ce ne sono tante e che hanno prodotto progetti anche efficaci e reali, concreti. Per cui la proposta che faceva anche Luciano, che te la ribadisco, visto che tu hai dato comunque, come dire, la tua parola di impegno su questa questione e hai assunto quindi la possibilità di andare a realizzare questa questione, ti chiediamo se è possibile, insomma, in tempi non lunghi, costruire un tavolo tecnico con le persone, con le figure competenti del comune su questa questione, dove ci possa essere un confronto diretto sulle intanto su che tipo di strutture ci sono a disposizione e soprattutto in che stato sono. E poi che ci sia anche la possibilità dentro questo tavolo tecnico di confrontarci sulle modalità giuridiche che poi vanno a essere, insomma, come dire, la struttura che poi tiene in piedi tutto. Per cui la proposta che ti facciamo è, che è la seconda ovviamente, perché se tu venivi qua e dici no, non ci interessa, è chiaro che questo non, questo secondo passaggio, no, lo dico dopo uscendo, ma visto che c'è la disponibilità politica da parte tua, insomma, di impegnarti in questa cosa, ti chiediamo se è possibile aprire un tavolo tecnico su questa questione. Scusa, Luciano. Okay. Due interventi, poi la replica a te, ok, Jacopo? Sì, io sarò brevissimo, nel senso che il discorso che c'è, amico, è quello fondamentale, che chiaramente avevamo valutato come case dei comuni le varie possibilità con cui Jacopo sarebbe arrivato qua questa sera. E lo diciamo con la tranquillità di chi fa un lavoro settimanale per preparare queste cose qua. E chiaramente l'opzione del tavolo tecnico è una modalità di confronto e di valutazione in base al territorio di quelle che sono le possibilità. Noi, come diceva Nico, ne abbiamo viste parecchie, abbiamo visionato esempi da Roma a Vicenza di modalità di gestione efficaci e tuttora in atto, perciò a Roma che ha 10 anni, 8 anni, 9 anni. Al di là di questo, io volevo dire anche una cosa a tutti voi. Perché chiaramente quello che sta dicendo Jacopo, però, rivolta anche la questione rispetto a come poteva venire fuori il dibattito questa sera, e l'ho rivolta verso, il sindaco l'ha rivoltata immediatamente verso i cittadini, e questa è una cosa che dico a tutti voi.
questo percorso deve essere un percorso di costruzione di uno spazio sociale. Se lui ha detto che dal punto di vista del comune c'è la volontà politica di vedere la fattibilità di questo, noi vi diciamo, rilanciando, bene, però dobbiamo farlo insieme, questo deve essere chiaro. Cioè, adesso mi sei incazzato. Sì, ok, abbiamo spazio, andiamo a casa, lo finisce lui. Okay. Diciamo che va costruita riforme di partecipazione e riforme di costruzione di questo spazio e devono cominciare la prossima settimana. Dobbiamo capire anche noi che abbiamo deciso di vivere in questa città, qualsiasi età che abbiamo, che è una chiamata questa anche di responsabilità rispetto al territorio in cui viviamo. Non è momento di sicuro di disinteressarsi di quella che è la vita pubblica e sociale e culturale di questo territorio. Noi per l'analisi che abbiamo fatto sul posto dove viviamo, vediamo un territorio dove magari la crisi non è ancora arrivata a mordere le caviglie del tutto, però dove siamo di fronte a una socialità sgretolata, dove c'è poco, dove tanti fiori, tanti ragazzi escono da Belluno, qui ne vedo tanti che sono fuori a studiare e tornano per le assemblee. È il momento anche di costruire un progetto che sappia parlare a chi di noi è fuori e farlo ritornare, e chi ha deciso di rimanere qua a vivere, che abbia 20 anni o 60 anni, gli dia la dignità di vivere in una città che produce. Perciò l'invito che facciamo da adesso è che metteremo qualcuno all'ingresso da ora, con la possibilità di scrivere nome, cognome, reperibilità, numero di telefono e una mail. Vi avvisiamo di quando sarà la prossima assemblea di costruzione di questo progetto, vi invitiamo a parteciparlo, vi invitiamo a dare una mano e a costruire insieme questo spazio. Tra un mese questa città non avrà più nemmeno questo. È chiaro che la cosa che diciamo a te, ma la cosa che ci diciamo anche a noi, è una città che non può rimanere senza la costruzione di qualcosa di alternativo. Questo secondo me è un'analisi fondamentale. Per come li viviamo noi gli spazi sociali, non siamo così arroganti da pensare che siano la risposta alla crisi, nessuno è così folle, così stupido. Però crediamo anche che rispetto all'egoismo e al tipo di meccanismo sociale che si è creato adesso, siano posti dove tentare di dare una risposta immediata, almeno di costruzione cooperativa, di quello che è il futuro di questo territorio. Noi ci crediamo perché abbiamo visto che si può fare. Vediamo anche una cosa: più competenze, più persone attraversano gli spazi sociali, più i progetti prendono la responsabilità, forza e potenza anche sul territorio dove vivono, di cambiarlo, perché siccome si cambiano le cose, signori, è il momento di lavorare, questo lo diciamo adesso, non abbiamo più alibi. Paolo. Il sindaco diceva che mancano risorse umane, diciamo che le associazioni sono risorse umane e noi qua siamo una risorsa umana. Quindi volevo chiedere qual è il prossimo passo che farà il comune per andare avanti rispetto a questo progetto, perché se noi vogliamo costruire uno spazio condiviso, ma vogliamo costruirlo, quindi se ci sono delle parti di lavoro che vanno fatte, noi siamo i primi a essere propositivi, solo che ovviamente ci vuole una certa apertura da parte del sistema di gestione che permetta ai cittadini di dare una mano al comune nelle difficoltà che ovviamente il comune ha, anche perché appunto gli mancano risorse umane. Quindi non so se volevo chiedere quale potrebbe essere la modalità per cominciare a lavorare su questo progetto, anche partendo non direttamente sull'ambiente, anche se fosse delle cose legali da fare, delle parti burocratiche da fare, noi saremmo si potrebbe prendere già cominciare a lavorare sullo spazio partendo da questo, ovviamente messi nelle condizioni di capire quello che si può pensare di fare, quello che c'è da fare e così via. Quindi volevo chiedere al comune qual era l'idea del comune di come cominciare a lavorare su questa cosa, in modo che noi si possa avere dei dati in più per lavorarci noi stessi, diciamo. Ok, quindi Jacopo, il discorso della Paolo l'ha ribadita sul discorso di disponibilità dell'amministrazione, apriamo questa, diamo delle modalità, diamoci dei tempi. Allora, le modalità sono queste. Io analizzo sempre le cose, ma il punto numero uno è individuare un immobile, perché
non partendo da uno spazio, evidentemente non partiamo poi dopo con la, no, con la elaborazione di tutto quello che possiamo, dobbiamo, vogliamo farci dentro, chi fa che cosa e tutto quello. Comunque il livello 1 non ha terminato la sua ricognizione dell'immagine.